Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo come Reaper le caverne di Karundax. Non c'è la resuscitazione, c'è il danno costante nel tempo e non si possono usare i consumabili. Quindi siamo in balia dell'healer per quanto riguarda le cure. E niente, mo oggi provo a usare il tank. Con questa combinazione di bonus emblemi che secondo me non vale la pena, però è tutto impostato sulla rigenerazione dei punti ferita, vediamo un po' come va. Andiamo in coda pubblica e andiamo a Karundax. Coda trovata, 0 di 5, 1 di 5, 2 di 5. E che Dio ce la mandi buona, come si suol dire. Qui mettiamo questa, tanto consumabili non si possono usare. Qua mettiamo questi. Allora, ok, l'ha trovato la coda. Speriamo sia un gruppo decente. Va bene che Karundax quindi è relativamente facile. Cioè è facile fondamentalmente. L'unico problema è il boss primo che fa le AOE, che a volte non si vedono. Comunque dicevo 5-2 secondi e questo 13. Potrei tenere questo. Vabbè, stiamo così, andiamo. Anzi, prima ispezioniamoli. 54, italiano, fenicio, letto. 54, tutti 54? 74 per fortuna. Ok, con la banda dell'aria vestito bene. E questo, healer 77, dai, andiamo. Postare. Speriamo bene, vediamo un po' come va. Esploso. Esploso male. Ok, io ho messo questo potere che dovrebbe intercettare il danno degli alleati, ma se mi prendo troppo danno lo cambio instant. Cavalcatura, c'ho questa, però forse la cambio perché si può usare l'altra. Ok, per ora stiamo andando decentemente. Mi sa che mi ha marchiato, volevo uscire dal combattimento per cambiare la cavalcatura, ma... Ok. Mettiamo il Pegaso, ok. Non stiamo andando male. Ma vediamo al primo boss. Abbiamo un solo DPS buono. Non posso cliccare perché sono marchiato, forse. Anzi, con molta probabilità sono marchiato. E mo vediamo. Questo è un boss maledetto perché fa la OE e non si vede a volte. Ecco, sono morto instant. Allora, io voglio cambiare questo, non mi piace. Perché mi prendo il danno degli altri. Cioè, va bene, è giusto, però siccome qui ci si prende parecchio danno, preferisco usare altro. Tipo ridurre la consapevolezza. La cavalcatura, ok. Anche perché con questo nuovo potere incontro che ho messo riduciamo la consapevolezza a tutti i nemici, invece quello lì appunto ci prendiamo il danno degli altri, ma se gli altri si prendono troppo danno, alla fine diciamo di che ci moriamo, no?
Comunque, stiamo andando bene, dai. Ero imparata, come ha fatto a prendermi? Ah, vai, vai, si possono usare le cavalcature, io direi che stiamo bene. Stiamo in parata, che ci carichiamo i punti azione stando in parata e aiutiamo l'healer a curarci perché con la giornaliera noi ci carichiamo i punti ferita, abbiamo questa possibilità. E dato che ho visto che non mi curava, ho detto mo, forse è meglio che me ne sto in parata, così mi carico la giornaliera e mi autocuro piuttosto che far finire la divinità a lui o lei. Così lei può curare gli altri. Comunque, dai, va bene il gruppo. Le morti ci stanno, sono piccoli. Se magari mi togliesse il marchio. Però vabbè. Ok, dai, stiamo andando bene, per essere coda pubblica, poi va bene, ripeto, è Karundax, non è tutta sta difficoltà. Speriamo che loro mi seguano dove io voglio skippare i mob. Stiamo andando bene, sono abbastanza soddisfatto. Ok, andiamo. Mazza che botta. Ho usato la giornaliera che mi carico i punti ferita. Quindi aiutiamo l'healer a non usare troppa divinità. Cioè divinità, vabbè, nel suo caso tessuto dell'anima perché è un warlock. Il mago va avanti, ma io sono qua dietro. Se impatta i mob muore affari suoi. Faranno loro, vanno avanti. Ecco, tipo qua si poteva skippare, mi sa, no? Non è qui? No, non è qua, ok. È giusto che muori. Così ti svegli ad andare avanti. È ovvio che se vai avanti e meni ti prendi l'aggro e muori. Qua si può skippare, se loro mi seguono qua,
Vedete, si schippa. Lui ha grato, ma se li fa lui. E che cavolo. O te li fai da solo. Non ho capito. No, sono stupidi. Aspettiamo, tanto arrivano lì, agrano sicuro quelli lì, io vado avanti. Proprio me ne infischio. Aspettiamo gli altri. Che cavolo, cioè. Un giorno, the people, maybe, learn to skip mobs. Questo è grato, io lo lascio a grado, a me non mi interessa. Meno questo qua. Ci sono i DPS che fanno i brillanti e io li lascio morire eventualmente. Poi se li uccidono, tanto di cappello al DPS, però se tu fai di testa tua e muori affari tuoi. È giusto così, raga. Io pure faccio vado avanti col ladro, però sono consapevole che se muoio è colpa mia, non del tank o del healer. Andiamo, andiamo. Andiamo piano piano, un po' alla volta. Anche qui si possono skippare volendo. Se li aggrano affari loro. Non posso cliccare perché sono marchiato. Ovviamente qualcuno se li sarà grati. Forse no. Ok, no. È andata bene. Perché c'erano i mob lì sul muro. Non so se vi siete accorti. Andiamo a tankare sto secondo boss. Faccio niente. Sto qui così. Ogni tanto paro. Ci aggiriamo i mob. Ci tiriamo la giornaliera.
Stiamo in parata, ci carichiamo punti azione. Questi sarebbero da uccidere, ragazzi, non per altro, ma danno fastidio sia a me che a voi. Dai, vieni qua, ciccio bello. Stiamo così. Ci carichiamo punti azione. Lo riportiamo in mezzo al cerchio, cioè in mezzo allo stendardo, così prende più danno. Questa cosa che mi spinge mi dà un fastidio enorme. Potevo risparmiarmi di usare la giornaliera perché l'ha usata il healer. Me la potevo tenere la giornaliera. Ok, abbiamo fatto anche il secondo boss. Ah, comunque Karundax era facile, dai. Non posso cliccare. Grazie di avermi tolto il coso lì, il marchio. Fuocherello. Fuocherello, perché a guardarle è bello. Qui io, se ce la faccio, di solito schippo così. Salto sopra sto cabinotto e salto così. Così schippo tutto, cioè schippo. Taglio, per così dire. Qui ho ucciso questi tre bugatti. Se si tiene tutto sulla destra si può skippare. E adesso vediamo se lo fanno. E ovviamente non lo fanno. Vediamo. Io vado avanti. E vedi che non ha skippato. Mi sa, se l'è portati dietro, l'ho visti scendere, vuol dire che se l'è portati dietro. Gente incapace, secondo me. Mi hanno tolto la resistenza instant. È morto? Non vedo. Ok. Ok, siamo al boss finale. Questo è il fratellino di Losmaut. Armi di shield anche lui. Questi probabilmente no, questi due. Miraggio e della valle. Sì. Vediamo che compagno c'ha il chierico. C'ha il chierico. Ok, la volpe. La volpe ha una coda. Qua, quando arriva il drago,
Da tank vi dovete tankare anche i mob, altrimenti uccidono i DPS. Poiché i DPS il più delle volte non si dedicano ai mob, ma si dedicano al drago. Ed è sbagliato, cioè non è sbagliato, però in quel momento in cui arrivano i mob ti devi dedicare ai mob, altrimenti muorono i DPS. E dovrebbe farlo anche i DPS, dedicarsi ai mob, così almeno non muorono. Tanto il drago nel momento in cui arriva nei DPS c'è già quasi mezza vita e se ne volerà via quasi. Aia. La cavalcatura la tiriamo dopo, quando arrivano i mob. Qui ci spostiamo magari, ecco. Il soffio una volta non faceva molto danno, oggi come oggi un po' potrebbe essere una rottura di balle. Poi vedete che non mi fa spostare, cioè, guardate, vedete che, cioè, quanto è lungo in realtà l'AOE del drago. Guardate, non riesco ad andare avanti. Guardate. Che è morto? Non lo vedo, non arrivano le cure. Ok, il chierico è morto. Ecco perché non arrivano le cure. Praticamente è morto perché si è ritrovato, molto probabilmente si è ritrovato in mezzo ai mob quando sono spawnati. Io direi di wipeare, tanto gnafamo. Senza leader abbiamo anche il danno nel tempo, quindi non vale la pena. Io non ho visto che era morto, però boh, non so che cavolo ha combinato. Cioè, non ho visto com'è morto, quindi non lo so, boh. Vabbè, mancano due giocatori, aspettiamo qua sul fuoco. Vedi, dice preso Rumbled tramite i mob, penso che intenda che appunto si è ritrovato in mezzo ai mob, credo, non lo so, oppure sta dicendo di ammazzare i mob, non lo so che cavolo vuol dire Rumbled. Secondo me si è ritrovata in mezzo ai mob e l'hanno squagliato praticamente. Basta che si muove questo qua perché abbiamo i danni nel tempo. Dai, andiamo per Dio. Nako, Nako, oh, va là. Che cavolo devi fare? Stavo per scrivere, andiamo. Cioè.
È Carundax, cavolo, cioè. Non mi fa schippare il filmato. Vabbè. E rifacciamo il Todos. Diamo uno sguardo al drago per vedere dove sputacchia, ecco, vedi. È un po' buggato lo sputo del drago, eh? Non si vede dove, vedi? Non si vede che direzione prende. Cioè, prima compare, lui sputa, poi compare la UE per terra e poi si vede dove la direzione una volta che è comparsa la UE per terra. No, vabbè, ormai è troppo tardi. Non volevo usare la cavalcatura. Devo dare uno sguardo ai mob dove nascono, in modo da aggrarli per tempo e non far esplodere l'healer. Se mi esplode un DPS, pazienza, ma l'healer mi è sempre fondamentale. Eccoli. Danno dei criceti, ovviamente. Morto un altro DPS. È rimasto solo quello forte, che ci metterà un'eternità a ucciderlo. Oh, non me li faceva menare. Proviamo a cambiare il potere e mettiamo quello che ho tolto prima, quello che prendo il danno dai compagni. Lo rimettiamo così evitiamo, magari riusciamo a evitare di far prendere danno al healer. Come ha fatto ad arrivare fino là al drago? Cioè, dovrebbe stare fermo qui. Come ha fatto ad arrivare là? Tipo, io vado qua. Ok, se ne vola via. Quindi adesso utilizziamo sto potere vicino all'healer. Per non fargli prendere danno. Aiuto. Non ci si può andare sopra il fuoco, se no se muore. Dai, svolazza via, bravo. A terra qua.
Riusciranno i nostri eroi a fare sto coso? Sto due di coppe, come si suol dire. I shall incinerate all of you. Un'occhiata sempre al healer. Non mi morire, ecco. Non vede la OE e quindi è morto. Adesso arrivano i mob, devo salvarlo? No, ancora no. La gente ancora non ha capito che è buggato, non può stare fermo troppo in un punto. È morto, niente. Niente da fare. E io non ce la faccio da solo, non mi faccio niente di danno. Poi mo arrivano pure i mob. Wipa, sconfiggimi. Questo secondo me è dovuto all'incapacità dei giocatori. Io reputo degli incapaci quando non riesci, quando fanno ste morti del cavolo. Cioè, non stare fermo. Lo sai che il gioco è buggato, lo sai che le AOE. Cioè, non è la prima volta, suppongo, che facciano Karundak, no? Quindi, cioè, boh. Non lo so. Che noia, terza volta che rifacciamo sto coso, mamma mia. Abbastanza vergognoso, secondo me. Don't stay stop. Vediamo se si capisce. Cioè, ma ti pare che io da tank devo andare a uccidere i mob? Porca vacca. DPS incompetenti. Mamma mia. Cioè, queste sono cose da sapere, ragazzi. Sono meccaniche da sapere. Pensano solo al boss.
Cabal. Oh, non ha fatto la mobbata, non so perché, però vabbè. Il fatto che non l'ha fatta la mobbata mi preoccupa, perché non vorrei che la facesse adesso. Dov'è l'healer? Sta vicino al lì, devo tenere sempre d'occhio l'healer. Madonna mia, cosa è successo? Ah, c'è la OE, vedete. Ho fatto l'AOE per terra, c'è l'AOE per terra, io non l'ho vista. Eppure sto in movimento, ma che devo fare più di così? Cioè, mi ha one shottato proprio, io non so che fa. Scrivo caratteri cubitali, stop, kill boss. Go to kill mobs. Cioè, è possibile che la gente ancora non lo sappia? Io non boh. Oh, santa pazienza. Aiutami tu. Questo è esploso male. Stanno troppo fermi. Devono muoversi perché le AOE sono buggate. Non si vedono. Cavolo, non ci arrivano a capirlo da soli. Lo devi scrivere, se no non ci arrivano. E magari si chiedono e si domandano: ma perché sono morto? Oltretutto è morto il DPS, quello forte, credo, perché è magi, quello forte. I Sì. shall incinerate all of you. Ora vediamo se compaiono i mob. Ok, no. Vediamo sto Ranger. 54, mamma mia.
Cioè, poi tiene gli stivali 5% di danni in più, ma 30% di evasione critica in meno. Non è furbo né tantomeno intelligente. Gli danno uno schiaffo e lui gli sputano, muore. Perché c'ha il 30% di evasione critica in meno. Bisogna girare, ragazzi, perché girando magari si sbuggano le AOE che non si vedono. Io faccio così, anche allo Smaut, quando c'è la lava dappertutto, io faccio un giro tondo. Perché magari mi sbugga. Oddio, muoio, aiuto. Perché magari mi sbugga la grafica. Mamma mia, cioè è assurdo, 40 minuti qua dentro, cioè, madonna mia, roba vergognosa. Una roba vergognosa. Io non ho parole. Non ho parole. E c'ho pure sto coso che cura. Ah, cavolo. Guarda, tutto tempo perso. Assurdo. Assurdo proprio. Assurdo proprio. Dovevamo mettere il leone, cavolo, ne so. Qui cosa mettiamo? Mettiamo questo, la mediassa di Dragon, ne mi danno a tutti. Qua mettiamo questo, ci mettiamo un po' da danno, che cavolo ne so, boh. Così. Anzi. Tanto il DPS è quello che è, non è che faccia tanta differenza. Io devo annientare le mobbate in pratica. E devo stare pure in parata perché quel pezzente mi fa la OE. Sto pezzente. Appena arrivi i mob. Guarda, guarda che si bugga, non si vede un cazzo. Ma va. Curati, mannaggia, non esplodere, per Dio.
Cioè, devo tankare lui, tankare, andare a cercarmi i mob per tankarli. Dai, speriamo sia la volta buona. Siamo riusciti ad arrivare al 40% di vita. Ci siamo sempre fermati al 50%. È vergognoso, 50 minuti a Carondax. Che poi la cosa che mi scandalizza è che sono meccaniche che già sai, che dovresti già sapere, perché c'è da un anno la Reaper. Te in un anno ancora non hai capito come funziona qua dentro al boss finale. Cioè, boh. Io non me lo spiego. Ecco, esploso. E sono rimasti due DPS piccolini. Ecco i mob. Devo tankarlo così perché è un maledetto, mi sputa e magari non si vede la OE. E poi ogni tanto mi tocca andare a controllare gli altri per vedere se gli compaiono i mob. Guarda, va, poi scompare. Vedo i mob, eh. Dai ragazzi, manca un'attacca per dirci bacco. Ce la potete fare? Non interessa, tiro tutto su di lui. Oh, grazie a Dio. Mamma mia che fatica. 47 minuti di Karondax, mamma mia. Coda pubblica, assurdo. Chiave universale. 5 lingotti termalune li prendiamo. Quindi niente ragazzi, questa era la Reaper. Danno ha lasciato molto a desiderare, ma vabbè, più che il danno ha lasciato a desiderare la conoscenza del dungeon, perché le mob ate che non skippano, i mob che non, che, qui che non vanno a uccidere il mob i mob all'ultimo boss, eccetera, eccetera. Quindi non è tanto il danno che mancava, ha più lasciato desiderare la conoscenza del dungeon. Quindi niente, io vi invito a mettere un mi piace come sempre, iscrivervi al canale, attivare la campanella, iscrivervi agli altri social e ci sentiamo domani con un nuovo video, e magari se riesco a fare anche un video sulla nuova campagna. Quindi niente, dai, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!